come ogni anno la Fratellanza si ritrova con il Forum Mondani per festeggiare un anno importante, quest'anno ancora di più perché in futuro il comune sarà ancora protagonista per crescere ancora il valore di un impianto, di una società che da anni sta facendo tanto. Beh, intanto grazie alla società Fratellanza, un nome, un programma, un nome, un impegno, una dimensione di sport, una dimensione di comunità, e credo che questo sia il primo punto, cioè grazie per l'impegno alla presidenza, a tutti gli atleti, agli allenatori, a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per capire come lo sport è valore di comunità. E poi c'è un impegno dell'amministrazione, che è quello di raddoppiare l'impianto indoor, cercare di creare le condizioni per il centro civico, quindi di comunità, e trovare le condizioni perché quello diventi un impianto sempre più nazionale, sempre più a disposizione della comunità atletica italiana, e quindi essere nelle condizioni di capire che qui si può fare sport, si può fare atletica, e la Fratellanza, che ha tante vittorie, tanti campioni, possa continuare ad avere un impianto per stare e portare qui attività importanti, che sono qui anche il turismo, sono anche opportunità, e quindi insomma tutto questo è Modena. E quindi credo che ancora una volta essere insieme, pensare al futuro di questo straordinario impianto che noi faremo, e soprattutto il Natale, quindi tutti insieme per un buon Natale e un ottimo 2019. Maurizio Borsari, come ogni anno la Fratellanza chiude il proprio anno solare qui al Forum Monzani con una serata di premiazioni, una serata per riunire un po' tutto quello che è il mondo di questa società. Che anno è stato? È stato un anno importante, molto impegnativo, nel quale abbiamo ottenuto dei risultati, gli atleti hanno ottenuto dei risultati significativi a livello nazionale e non solo, anche a livello europeo. E prossimamente si cimenteranno ancora in gare europee. Abbiamo ospitato nuovamente i campionati italiani di società e abbiamo ospitato i campionati italiani di società master, quindi per ben due volte. Quindi l'anno è stato particolarmente impegnativo, importante, insomma. Ecco, le porte, c'è un 2019 che oltre quello che è l'aspetto agonistico sportivo presenterà insomma vari progetti, varie novità, tra cui quello di cui si parla stasera, ad esempio il progetto per l'ampliamento della pista indoor. Nel senso che due anni fa all'incontro annuale del 2016 fu firmato un protocollo di intenti tra l'amministrazione comunale, la FIDAL nazionale e la Fratellanza, che prevedeva il rifacimento della pista del campo scuola per conto della Fratellanza, cosa che è avvenuta puntualmente. Nel 2017 abbiamo corso sopra i primi un campionato italiano di società, e poi ripetuto anche quest'anno. Il comune si era impegnato ad ampliare, raddoppiare la palestra indoor, a rifare il centro civico sociale di Via Piazza, che esiste, in modo da consentire di dare una risposta più adeguata ad un'utenza degli sportivi, ragazzi, giovani, ma non solo, ormai anche anche persone mature che intendono mantenersi in buona salute. E quindi stasera l'amministrazione comunale di Modena presenta il progetto di ampliamento che verrà svolto, dirà l'assessore meglio di me successivamente, nel 2019 e nel 2020, con un investimento che sarà intorno ai 2 milioni di euro. Per noi questa è una cosa molto importante, perché abbiamo i corsi giovanili che stanno crescendo e che vogliamo farli crescere ancora. In più presentiamo due progetti nuovi, uno nuovo che da parte dei nostri tecnici, che si propone di proporsi come di sviluppare la preparazione atletica per altri sport e per singoli cittadini, e che sta partendo in questi giorni. In più un accordo sul podismo con Run & Fun e con Interforze per gestire al meglio e favorire al meglio il podismo nella nostra realtà provinciale e non solo. Gianluigi Costa, direttore dell'Agenzia 2 di Modena di Biperbanca. Stasera la Fratellanza è ospite qui del Forum Monzani di Biperbanca per rafforzare il sodalizio che dura da anni.
tra due società ultra centenarie della città, a consolidare appunto la vicinanza di Biper alla città, a questo centro di aggregazione importantissimo che è la Fratellanza, luogo dove si incontrano tantissimi giovani per praticare un'attività sana, uno sport che aiuta a crescere ed è appunto a disposizione di tutta la cittadinanza, di tutti i giovani e i meno giovani.